Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. C'è un momento in cui la fiducia si trasforma in tragedia e la linea sottile tra amicizia e tradimento diventa letale. In questa storia, una giovane donna si trova intrappolata in una rete di emozioni intense e oscure, costruita da chi le sembrava più vicino. Senza un chiaro movente tra gelosia, passione e invidia, il confine tra lealtà e inganno si dissolve, portando a un esito drammatico e inaspettato. Scopriamo insieme cosa è accaduto quando la fiducia viene spezzata e il tradimento emerge nella sua forma più crudele. Oggi vi racconto la storia di Nicoletta Indelicato. Era domenica mattina, il 17 marzo del 2019, quando Damiano Indelicato e Anna Rita Angilieri, due professori docenti in scuole nella provincia di Trapani, hanno denunciato, allarmati, la scomparsa della loro figlia di 25 anni, Nicoletta. Sabato sera i due coniugi erano usciti a cena alle 20:30, mentre Nicoletta era rimasta a casa perché non si sentiva bene. Poi però nel corso della serata ha cambiato idea e ha avvisato la madre che sarebbe uscita con un'amica, Margareta. I genitori, una volta rincasati, non l'hanno trovata, ma non si sono preoccupati subito, nemmeno più di tanto perché era solo l'una. Alle 4 di notte però papà Damiano ha avuto come un presentimento. Si è svegliato e ha cercato Nicoletta, ma non l'ha trovata. Preoccupato ha cominciato a scriverle, ma nulla. Allora ha svegliato la moglie. Insieme hanno provato a chiamarla svariate volte, ma il cellulare era staccato, così come WhatsApp. I messaggi non venivano visualizzati. L'inferno di papà Damiano e di mamma Anna Rita comincia così. A casa Indelicato non si chiude occhio. Al mattino Nicoletta non è ancora rincasata e i genitori non hanno dubbio. Fanno denuncia in caserma dai carabinieri. Il primo pensiero è che Nicoletta abbia avuto un incidente. In città, a Marsala, non si parla d'altro perché la famiglia Indelicato è ben voluta, conosciuta, rispettata e per bene. Ma chi era Nicoletta? Nicoletta aveva solo 25 anni, si era appena laureata in scienze dell'educazione e gli amici la descrivono come una ragazza molto dolce e socievole. Nicoletta aveva conosciuto Margareta di 29 anni sui social e a prima vista i profili social, i profili Facebook delle due giovani sono così diversi che una connessione tra di loro sembra impossibile. Nicoletta condivide immagini piene di vita, sorrisi radiosi tra gatti e fiori, istanti di gioia che riflettono una personalità solare e affettuosa. In contrasto, Margareta mostra una versione glamour di se stessa, composta da modelle e un'aura di sofisticata passionalità. Nel suo ultimo post pubblico, un disegno inquietante cattura l'attenzione. Un cuore che lentamente si trasforma in pietra, come se la sua prorompente passionalità nascondesse un animo oscuro e tormentato. Queste due personalità così differenti sui social condividevano un'origine rumena e una storia di adozione che le aveva portate a Marsala, dove erano state accolte da famiglie diverse. Le loro anime erano legate dalla stessa dolorosa esperienza, ma erano profondamente diverse nel modo in cui affrontavano la vita. Un doloroso passato aveva portato due ragazze così diverse a conoscersi e a stringere un'amicizia che le ha unite in un legame profondo e inaspettato, che col tempo avrebbe rivelato angoli oscuri e segreti profondi. La loro forte connessione si è trasformata in un rapporto distorto che le ha condotte a un epilogo imprevedibile. I genitori di Nicoletta avevano sempre avuto riserve riguardo alla sua amicizia con Margareta, preoccupati per i frequenti litigi tra le due ragazze e per la loro frequentazione con Carmelo Bonetta, un maestro di balli caraibici di 35 anni. Bonetta, che su Facebook aveva quattro profili dove si definisce un uomo che ama i valori della famiglia, aveva recentemente causato ulteriori preoccupazioni e nervosismi.
Damiano, infatti, aveva ricevuto da lui una telefonata sgradevole, durante la quale gli aveva detto di aver avuto un rapporto sessuale con Nicoletta. Nicoletta incontra Margareta dopo la laurea, a luglio del 2017. In ottobre Margareta comincia a frequentare regolarmente la casa dell'indelicato e i genitori di Nicoletta iniziano a notare segnali allarmanti. Oltre ai continui litigi tra le due ragazze, scoprono un prelievo di 1000 euro dal conto corrente di Nicoletta e quando chiedono spiegazioni, apprendono che 500 euro erano stati usati per un trattamento estetico. Le preoccupazioni aumentano quando un giorno Nicoletta torna a casa a piedi perché l'auto, che sembrava avere problemi ai freni, è stata parcheggiata per strada. Damiano fa controllare il veicolo e il meccanico gli rivela che quei freni erano stati manomessi. La situazione si complica ulteriormente quando sui muri della stazione di Pietrosino appaiono i numeri di telefono di Nicoletta e di Anna Maria, accompagnati da un invito inquietante a incontrare persone per rapporti sessuali. Anna Maria racconta che Margareta negli ultimi tempi aveva isolato Nicoletta, che cambiava drasticamente umore ogni volta che usciva con lei, trasformandosi in una persona quasi irriconoscibile. Le indagini dei carabinieri sono scattate immediatamente. Gli inquirenti hanno analizzato i movimenti di Nicoletta e tracciato gli ultimi contatti avuti dalla ragazza nella notte tra il 16 e il 17 marzo. E presto iniziano a concentrare l'attenzione su Margareta Buffa e Carmiro Bonetta, che vengono contattati e convocati in caserma. Durante l'interrogatorio emergono discrepanze significative nelle loro dichiarazioni. Margareta, che era stata convocata per prima, afferma di essere stata con Carmelo a inizio serata e fino alle 23:10 e di essere poi andata da Nicoletta, di aver trascorso del tempo con lei fino a mezzanotte e 10. Sostiene di aver salutato Nicoletta e di averla vista allontanarsi verso via Roma. Successivamente dice di aver preso la sua auto in via Amendola e di essere andata a casa di Carmelo, con il quale poi è andata a ballare al locale Area 14 di Castelvetrano. Carmelo viene raggiunto a casa dai carabinieri alle 9 di domenica mattina del 17 marzo e racconta di aver trascorso la serata con Margareta Buffa dalle ore 23:30 fino al mattino seguente. Gli inquirenti cominciano a sospettare che qualcosa venga nascosto. Nicoletta non dà più notizie e la tensione cresce. È una domenica frenetica. I carabinieri non credono alle dichiarazioni di Margareta e Carmelo. Le prime versioni discordanti dei due fanno vacillare l'ipotesi dell'allontanamento volontario, alimentando il timore che possa essere successo qualcosa di veramente grave. Nel pomeriggio di domenico Carmelo viene risentito e conferma di essere stato tutta la sera con Margareta. Racconta di essere andato con lei a ballare a Castelvetrano, di essersi fermati poi in un locale sul lungomare di Mazara e di essere rientrati a casa sua intorno alle 5 del mattino. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso indicato da Margareta e scoprono delle incongruenze. Le ragazze si erano fermate al bar Bernini di via Roma fino a mezzanotte e 50 e non, come dichiarato da Margareta, fino a mezzanotte 10. Inoltre, le telecamere non registrano la presenza di Margareta durante il tragitto. Il 19 marzo, Carmelo si presenta spontaneamente in caserma, affermando di voler raccontare la verità. Racconta che Margareta lo aveva raggiunto a casa sua verso le 23:30 e che avevano pianificato di andare a casa di Margareta per parlare con il padre e ufficializzare il loro rapporto. Durante il percorso, però, Carmelo racconta che i due avevano avuto una discussione e che lui era stato costretto a scendere dall'auto, rimanendo da solo in via Salemi. Margareta sarebbe poi ritornata da lui intorno all'1:45, in stato di agitazione e con abiti diversi, e gli aveva chiesto di fornirle un alibi, dicendo di dire che erano rimasti insieme fino a mezzanotte e mezzo. L'uomo ha poi raccontato che Margareta non aveva dato alcuna spiegazione e che erano andati a Castelvetrano a ballare all'area 14 e al ritorno alle 5 di domenica mattina si erano fermati in un bar. Ma non è tutto, perché in questo terzo incontro Carmelo dice agli inquirenti che lunedì pomeriggio Margareta si era presentata a casa sua chiedendogli di dargli una mano a lavare l'auto, dato che i carabinieri volevano controllarla.
Secondo Carmelo, la ragazza in quei momenti era andata in camera sua e aveva nascosto nel suo armadio, a sua insaputa, degli effetti personali di Nicoletta: un mazzo di chiavi, un braccialetto, il telefonino e una camicia rossa. La madre di Carmelo, però, si sarebbe accorta di tutto, avrebbe preso quegli oggetti, li avrebbe messi in un sacchetto e ridati a Margherita, cacciandola di casa. Carmelo aveva conosciuto Nicoletta un mese prima e aveva avuto una breve relazione con lei. E racconta che Margherita, quando ne era venuta a conoscenza, lo aveva violentemente aggredito. Le sue versioni, piene di contraddizioni, hanno fatto crescere sempre di più negli inquirenti il sospetto che i due avessero commesso un grave crimine. Margherita conferma la sua prima versione dei fatti, non cambia una virgola, e aggiunge che aveva fatto conoscere Nicoletta a Carmelo poco prima di Natale, di aver nutrito il sospetto che tra i due vi fosse qualcosa, avendo saputo dalla madre di Carmelo che un giorno il figlio aveva ricevuto continue telefonate da Nicoletta. La madre di Bonetta ha raccontato agli inquirenti che aveva risposto a delle chiamate di Nicoletta una volta che il figlio era uscito con Margherita dimenticando a casa il telefono, e che poi Margherita era andata su tutte le furie e aveva fatto una scenata di gelosia. Durante un interrogatorio, Carmelo e Margherita vengono lasciati soli e mentre sono intercettati emerge una loro conversazione compromettente. Nicoletta dice: "Ma gli hai detto che sono stata io?" Carmelo risponde: "Ci penso io, con l'avvocato devo parlare." Nicoletta ribadisce: "No, forse non mi hai capito, non si deve trovare il corpo, ok?" Carmelo le fa segno di stare zitta e le risponde: "Shh, cosa? Io devo uscire di qua con la mia macchina e la mia vita." Dopodiché Margherita rientra nella stanza dell'interrogatorio in lacrime, dicendo che Carmelo le aveva appena confidato che era stato lui ad uccidere Nicoletta, senza spiegarne le ragioni, l'occasione e le modalità. Alla fine è Carmelo che confessa l'omicidio durante un lungo interrogatorio e così, all'alba del 20 marzo del 2019, i due vengono arrestati. L'uomo racconta agli inquirenti di aver partecipato all'omicidio di Nicoletta e di averne bruciato poi il cadavere, fornendo anche le indicazioni per ritrovare il corpo della ragazza. Secondo questo racconto di Carmelo, sabato sera si era sentito alle 23:30 con Margherita. Erano usciti insieme, sapendo già esattamente cosa fare durante la serata. Margherita era andata a prendere Carmelo a casa, in contrada Fornara, per poi rientrare a casa sua a prendere dei vestiti di ricambio. Intorno a mezzanotte Margherita si era fatta lasciare al semaforo del cavalcavia, all'incrocio con via Pascasino, dove abitava Nicoletta. Le due si erano date appuntamento per andare a bere qualcosa insieme. Nel frattempo Carmelo era andato a fare rifornimento al distributore di carburante al Portacciolo. Poi aveva parcheggiato l'auto nella piazzola davanti al parcheggio comunale in via Omodei. Era sceso dall'auto per infilarsi nel portabagagli della Lancia Y, richiudendolo. Dopodiché erano arrivate le due ragazze ed erano salite in macchina. Margherita e Carmelo erano già d'accordo, avevano pianificato con cura dove andare e cosa fare. La destinazione finale era il luogo dove avevano consumato il loro primo rapporto sessuale, ovvero una traversa a destra dopo l'ospedale Paolo Borsellino. Un luogo ai due molto caro perché c'è una grotta a forma di cuore con un altare all'interno dove ci sono segni che qualcuno vi pratica riti oscuri. Le due ragazze, una volta salite in macchina, sono partite. Nicoletta non poteva immaginare che nascosto nel portabagagli c'era Carmelo, che dal bagagliaio però non poteva sentire i discorsi delle ragazze. Arrivate sul posto, la macchina si è fermata sul ciglio della strada. Margherita e Nicoletta sono scese. Dopo circa 2 o 3 minuti, Carmelo è uscito dal cofano, ha seguito le due ragazze senza farsi notare, per poi scagliare con una violenza estrema contro Nicoletta e l'ha colpita prima con dei pugni dietro la nuca e successivamente con un coltello alla schiena e in altre parti del corpo. Secondo questa prima versione, Margherita, mentre Nicoletta viene aggredita, si era allontanato perché non riusciva ad assistere all'aggressione. Questo particolare, però, verrà poi rivisto da Bonetta nelle successive versioni di quanto accaduto quella tragica e terribile notte. Subito dopo aver brutalmente ucciso la povera Nicoletta, Carmelo ha preso la bottiglia di benzina,
l'ha aperta per versarla tutta addosso e con un accendino darle fuoco. Nicoletta non si muoveva e mentre il suo corpo era avvolto dalle fiamme, i due amanti sono risaliti in auto, pronti a crearsi un alibi. Sono tornati verso casa di Carmelo in contrada Fornara per cambiarsi e ripartire verso la discoteca Area 14 a Castelvetrano. Arrivati dalle parti di Marzara, si sono fermati con l'auto per gettare il coltello usato per uccidere Nicoletta dal ponte nel fiume. I due, prima di andare a ballare, si sono diretti a Mazara in una gelateria per consumare qualcosa e ripartire verso l'area 14, dove sono rimasti fino alle 4 a ballare. Sul movente, Carmelo ha raccontato che Nicoletta era colpevole di averli fatti litigare con tutti gli amici e che la ragazza raccontava in giro che i due facevano uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, afferma che Nicoletta era innamorata di lui e che Margherita ne fosse gelosa. Carmelo ha raccontato anche che Nicoletta avrebbe messo in giro la voce che Margherita si prostituiva. Per questo motivo avrebbero deciso di ucciderla e di andare a ballare per crearsi un alibi. La coppia diabolica è stata arrestata e Carmelo ha raccontato altri dettagli. In un altro interrogatorio, il 16 di aprile, contrariamente a quanto aveva già raccontato in precedenza, ha raccontato che prima lui ha colpito con un pugno e 3 coltellate Nicoletta, poi Margherita aveva estratto a sua volta un coltello e continuato a colpire l'amica. Sempre in quell'interrogatorio Carmelo riferisce qualcosa che il giudice ritiene inverosimile, cioè che non era intenzionato a commettere l'omicidio, ma che Margherita l'aveva minacciato con un coltello imponendogli di uccidere Nicoletta, quindi avrebbe partecipato all'omicidio per timore di essere ucciso dalla stessa Margherita. Questo è un interrogatorio in cui Bonetta si contraddice molto spesso. In questa occasione afferma che è stata Margherita in un secondo momento a tornare indietro e dare fuoco al corpo di Nicoletta. Nell'interrogatorio del 12 luglio, Carmelo torna ad ammettere di aver dato lui fuoco al corpo della giovane vittima. Carmelo parla anche un giro di prostituzione in cui Margherita e Nicoletta sarebbero state coinvolte. Il corpo di Nicoletta è stato ritrovato dai carabinieri nelle campagne di Contrada Sant'Onofrio a circa 8 km dal centro di Marsala, non molto distante dall'ospedale Paolo Borsellino. Il corpo di Nicoletta è stato trovato sepolto e sul luogo c'erano diverse macchie di sangue. Il cadavere era parzialmente carbonizzato, ma sono apparse ben chiare le cause di questa assurda morte. L'autopsia sul corpo della giovane ragazza è stata effettuata all'obitorio del cimitero di Marsala da Stefania Zerbo dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo, su incarico del procuratore Vincenzo Pantaleo. All'autopsia ha assistito anche l'avvocato Roberta Tranchida e il legale della famiglia Endricato, insieme all'avvocato Giacomo Frazzitta. Nicoletta ha ricevuto 12 coltellate. I fendenti mortali sono stati quelli alla schiena, con la lama che ha raggiunto i polmoni, e al collo, con il taglio della vena giugulare. A una spalla e a una mano la vittima è stata colpita nel disperato tentativo di difendersi. Dall'autopsia è emerso anche che Nicoletta era già morta quando l'assassino gli ha dato fuoco. Lunedì 25 marzo 2019, oltre 10.000 persone si sono radunate nella Chiesa Madre e nella Piazza Antistante per rendere l'ultimo omaggio a Nicoletta Indelicato. Un'intera città si è fermata con la folla che ha accolto il feretro con lunghissimi applausi, sia all'ingresso sia all'uscita della bara, in un tributo di commozione e dolore. In chiesa i genitori e il fratello di Nicoletta, visibilmente angosciati e ancora increduli per la tragedia, hanno ascoltato le parole del vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, che durante l'omelia non è riuscito a trattenere la commozione. Il vescovo ha faticato a trovare la forza per esprimere il dolore collettivo e l'indignazione per quella crudeltà di quanto accaduto. Accanto alla famiglia c'era anche il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, che ha voluto dimostrare la vicinanza di tutta la comunità accompagnando il feretro insieme ai parenti. Era presente anche la dottoressa Valeria Gasperi della prefettura di Trapani e diverse famiglie che, come gli Indelicato, hanno adottato dei figli, unite in un dolore condiviso che rendeva ancora più forte il legame tra di loro.
Per dimostrare rispetto e vicinanza, nel pomeriggio Marzara ha chiuso tutte le attività, tutte le saracinesche si sono abbassate. In piazza tanti giovani hanno voluto essere presenti per il loro saluto. Durante l'omelia il vescovo ha pronunciato parole dure e profonde. Come si fa a non essere turbati di fronte a tale ferocia disumana, a tale violenza fredda e inaudita? Come si fa a non essere turbati di fronte all'assassinio di una persona sola e indifesa, orchestrato davanti al diavolo? La terra era diventata ostile a questa sorella, circondata da peccatori, e Dio ha deciso di salvarla portandolo con sé. Nicoletta è stata uccisa da mano violenta e mente mossa da feroce follia. Il fratello di Nicoletta, Christian, ha voluto ricordarla con parole semplici e molto toccanti. Tutte le persone qui presenti sanno quanto eri solare e gioiosa. Nicoletta, avevi un dono, vedevi solo il bene negli altri. Ti voglio bene, sorellina mia. La sua voce, rotta dall'emozione, ha suscitato un'ondata di commozione tra i presenti. Al termine della cerimonia, il feretro ha attraversato la folla in lacrime, mentre un grappolo di palloncini bianchi si è sollevato nel cielo come l'ultimo saluto a Nicoletta, vittima di una violenza che ha lasciato un segno indelebile nella città. Il 15 maggio 2020, in primo grado, Carmelo Bonetta, che ha confessato l'omicidio, è stato condannato con il rito abbreviato a 30 anni di carcere dal GUP di Marsala per Francesco Parinello. La condanna è stata confermata in appello il 9 marzo del 2021 e la Cassazione poi ha posto il sigillo sulla condanna a 30 anni di carcere. Davanti ai giudici della Corte d'Appello di Palermo, Carmelo si è detto pentito e affranto per l'omicidio di Nicoletta, tanto da non riuscire a dormire la notte. E nel corso delle sue dichiarazioni spontanee ha fatto le scuse alla famiglia Indelicato e ai marsalesi per il brutale assassinio. Margherita Buffa, l'ultima persona con cui è stata vista Nicoletta quella sera maledetta, ha deciso di non ricorrere al rito abbreviato, di non confessare nulla, di andare a processo. Il 1 febbraio 2021 la Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Margherita Buffa. Per i PM, Margherita Buffa ha pianificato l'omicidio di Nicoletta Indelicato, agendo con lucidità e malvagità. E per questo avevano chiesto una pena superiore a quella inflitta a Carmelo Bonetta. I giudici della pubblica accusa hanno scritto: Margherita Buffa ha depistato, occultato, denigrato la personalità di Nicoletta e ha reso dichiarazioni fuorvianti. Il suo alibi è maliziosamente preordinato e falso. Non è un alibi, ma la prova della sua colpevolezza. L'11 luglio 2022 la seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo conferma in secondo grado la condanna all'ergastolo. A fine settembre 2023 la Cassazione ha annullato, con rinvio a diversa sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, la sentenza emessa l'11 luglio del 2022. Il 23 novembre del 2023 è stata confermata la sentenza del primo appello. Il 9 luglio del 2024 la quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta il 23 novembre nell'appello bis dalla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo. I familiari di Nicoletta Indelicato hanno commentato: giustizia è stata fatta, anche se nulla ci potrà restituire l'amore della nostra vita. A rappresentare la famiglia Indelicato come legali di parte civile sono stati gli avvocati Giacomo Frazzitta e Piero Marino. Frazzitta ha dichiarato: ringrazio la Procura della Repubblica di Marsala per l'eccellente lavoro investigativo svolto e per la velocità con cui ha risolto il caso e anche per aver consentito di poter approdare a questa sentenza. Alla fine di questa dolorosa storia, ciò che rimane è il ricordo di una vita spezzata. La vita di Nicoletta, che si era fidata ed è stata tradita. È una lezione amara su quanto possa essere sottile e insidiosa la linea tra amore e odio. In questa storia di tradimento e perdita ci confrontiamo con la fragilità dei legami umani e la complessità delle emozioni che possono portare a gesti estremi. La fiducia, che dovrebbe essere il fondamento delle nostre relazioni, può trasformarsi in un'arma letale quando viene tradita. In contrasto con l'orrore del tragico omicidio di Nicoletta c'è l'immenso affetto e la sincera commozione che oltre 10.000 persone hanno dimostrato al suo funerale.
Questo straordinario numero di partecipanti non solo sottolinea la profonda perdita subita dai suoi cari, ma anche il grande amore e rispetto che Nicoletta aveva conquistato nella sua vita. Mentre l'atrocità del gesto di questo crimine ci lascia senza parole, il gesto di chi si è stretto intorno ai familiari e ha voluto darle l'ultimo saluto ci ricorda che nonostante la crudeltà del destino, il suo ricordo vive attraverso l'affetto e la gratitudine di chi l'ha conosciuta e amata. Questa contrapposizione tra violenza inaudita e il caloroso tributo è un potente richiamo all'importanza di valorizzare e custodire le relazioni genuine. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community sono molto attiva e vi lascio gli aggiornamenti sui casi che io continuo a seguire, a volte vi lascio degli spunti di riflessione, ma soprattutto è un luogo dove ricordiamo insieme le vittime di queste tremende tragedie. Io vi aspetto come sempre ogni domenica alle 10. Un bacione, ciao!